io sinceramente non capisco cosa intendi per andazzo, cioè, cioè sembra che stiamo, sembra che stiamo, sembra che stiamo, cioè... Sì, ma abbiamo giocato bene, abbiamo preso punti col Napoli, con l'Inter, col Sassuolo e con la Lazio, cioè ragazzi, ma di che stiamo parlando? Cioè io sento, io ho sentito gente dopo la prima partita che diceva questa squadra è da Europa League. Adesso sento effettivamente questa squadra forse non è da Europa League. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo dicendo? Io allora, io accetto le critiche ci devono essere perché le critiche sono costruttive per noi. Io quando parlate vi sento nelle trasmissioni, quando leggo i giornali, io rifletto perché non sono uno stupido, rifletto su quello che dico e poi a volte dico questa ha detto una stronzata e a volte dico però forse c'ha ragione, ma fammici ragione perché sono, io non sono uno così, non sono, io sono uno che ascolta e ascolta molto, poi faccio di testa mia, però ascolto molto. Ma è l'equilibrio quello che manca, cioè è l'equilibrio. Noi siamo passati da un entusiasmo che andava alle stelle, che sembrava dovevamo andare tra le prime quattro in Europa League, in Champions League, al fatto che mo sono quattro partite che continuano a dire e manca il centrale e manca la punta, e manca il centrale e manca la... Allora facciamo una cosa, apriamo un forum, facciamo, diciamo a tutti quanti di scrivere manca un centrale e manca una, così l'abbiamo detto tutti e non lo ripetiamo più fino alla fine. Siamo questi, noi siamo questi. Io sono contento di avere questi e con questi ci non tireremo fuori, che non ci dobbiamo tirare fuori da niente, che stiamo facendo benissimo. Con questi andiamo avanti e con questi ci salveremo. Basta. Cioè, inutile rimarcare sempre quello che è stato, quello che abbiamo preso e quello che la società è mancata, l'allenatore che non si è imposto e quello. Basta. Cioè, il mercato è chiuso. Il mercato è chiuso. Noi siamo questi e con questi andiamo avanti. E io sono contento di quello che ho. Poi se si fanno male i 18 difensori, uno lo dobbiamo prendere, cioè voglio dire. No, no, ma non era un... Io ti parlo... Avete... Cioè, quello che dite voi è tutto ed è niente. Io non mi lamento assolutamente delle critiche. Le critiche ci stanno, ma quando mai nel calcio non ci sono state critiche? Ci mancherebbe che noi perdiamo 3-0 a Roma con la Lazio e tutti dicono, ah, va bene così. Non esiste. Quello ci sta. È l'equilibrio che manca. È l'equilibrio. Cioè, questa è una squadra che ha fatto benissimo con Napoli e io ho sentito dire andiamo in Europa League. Poi perdiamo 3-0 con la Lazio e sento dire a Doyeme senza la punta, senza il difensore. Cioè, quello è quello. Cioè, io ve lo dico a cuore aperto. Io ve lo dico a cuore aperto. Io non sono preoccupato. Io se fossi allenatore di altre squadre di Serie A sarei molto, ma molto più preoccupato. Io non sono preoccupato. Sono preoccupato della reazione dei miei giocatori perché non sono io. Io so come reagisco, a me non me frega niente. Cioè io vado avanti per la mia strada tranquillo perché ho le mie convinzioni e sono sicuro che faremo bene. Siccome non ragiono con la testa dei miei ragazzi e molti di questi ragazzi sono giovani, io è una lotta continua che ho tutti i giorni nel dire ai ragazzi, ragazzi, sereni, divertitevi, tranquilli, come l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo passato momenti difficilissimi, difficilissimi. Ma io non facevo più l'allenatore, perché ormai i ragazzi andavano, giocavano, io avevo allenato 6-7 mesi, andavano da solo, il mio era un lavoro psicologico, ragazzi tranquilli, giocate, divertitevi, non ascoltate, siamo bravi, siamo forti, siamo eccezionali e vinceremo il campionato.